Close Gap, atto nono, dal red carpet di Piazza Cermenati, parola ai protagonisti. Io prima volta qui, io piace, grazie mille organizzatore, grazie mille partecipato atlete, anche la prossima io vado qui, grazie mille a tutti. Oggi secondo posto alla Rese Gap, Zegama si è fatta sentire, è andata bene perché è venuta un po' a piovere, così ha reso il tracciato un po' più tecnico, pensavo di prendere il compagno di squadra, però è veramente forte anche lui a venire in giù e niente. Ha tenuto, ero scollinato quinto, mi sono avvicinato al pezzo tecnico in discesa, ma comunque dove c'era da correre non c'è battaglia. È andato forte anche nell'ultimo pezzo d'asfalto, allungato bene. La mia stagione continua con Livigno. Il prossimo appuntamento penso che sia a Livigno e vediamo. La mia prima Rese Gap, sono davvero felice per il risultato. In salita ho controllato, ho avuto finalmente delle belle sensazioni, ma la discesa è stata davvero tosta e molto lunga. In questo momento di ripresa per me non è stato semplice. Settimana prossima correrò i campionati italiani di corsa in montagna, la prima prova vicino a casa, e poi proverò la Sky Marathon a Livigno, anche se 34 km saranno davvero lunghi.